L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre, vediamo insieme alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Innanzitutto, nella notte tornerà l'ora legale, infatti dovremo spostare alle 2 le lancette degli orologi un'ora avanti. Dormiremo un'ora in meno, ma acquisteremo un'ora di luce in più. Parleremo poi di rifiuti a Forio, soprattutto della raccolta differenziata, ma anche dell'area di trasferenza. L'argomento sarà trattato nel corso della seduta del Consiglio Comunale di lunedì prossimo. Noi ascolteremo il commento del consigliere di opposizione Vito Iacono, secondo il quale l'affare rifiuti a Forio è tutto un imbroglio. Andremo poi a vedere le immagini della toccante Via Crucis sui luoghi del terremoto. Ieri sera centinaia di persone hanno partecipato alla Via Crucis guidata dal vescovo Monsignor Pietro Lagnese tra Piazza Fango e Piazza Maio. Chiaramente ascolteremo poi quelli che sono stati i commenti dei partecipanti. C'è poi la pagina sportiva con il calcio in prima categoria. Oggi pomeriggio al Patalano, pareggio casalingo dell'Acquameno 2-2 con lo Sporting Campania, e domenica mattina, nella Domenica delle Palme, impegno in trasferta per la Rinascita Ischia. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo, dopo la pubblicità. La Pasqua Procida è nel segno della tradizione, con i suoi colori, i suoi sapori, i suoi riti religiosi. Una tradizione che affonda le radici nella notte dei tempi. Una storia che si ripete, con il corteo degli apostoli, del giovedì santo, con la processione del venerdì santo, con i suoi misteri e la statua lignea del Cristo morto. La Pasqua religiosa, che coinvolge l'intera comunità e ogni anno richiama a sé un numero sempre maggiore di fedeli e turisti, italiani e stranieri. Un turismo che scopre l'isola di Graziella e le sue bellezze nascoste tra le caratteristiche viuzze del centro storico e i panorami mozzafiato. Con la Pasqua scopri la Procida religiosa, ma scopri anche tanto altro ancora. Un'isola che ti affascina con la sua bellezza, dei suoi colori e della sua storia. Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacquameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore: Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute.
Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Le Terme di Ischia, il benessere globale, in una struttura completamente rinnovata. Acque termali, terapie innovative, strutture all'avanguardia ti aspettano per restituire energia e benessere al tuo corpo. Reparto fango e balneterapia, zona benessere con sauna, bagno turco e le stanze del sale. Reparto beauty, reparto di fisioterapia. Le Terme di Ischia sono aperte tutti i giorni, dalle 7 alle 22. Cure termali convenzionate, per il corpo, per il benessere globale. Le Terme di Ischia, per vivere meglio. Torna all'ora legale, stanotte lancette avanti un'ora, alle 2 di stanotte lo spostamento delle lancette dell'orologio, guadagneremo un'ora di luce ma perderemo un'ora di sonno, l'ora solare tornerà alla fine di ottobre. Rifiuti a Forio, Vito Iacono, è tutto un imbroglio, per il consigliere di opposizione bisogna intervenire radicalmente sul sistema della raccolta differenziata, argomento all'ordine del giorno del Consiglio convocato per lunedì alle 17. Casamicciola, dopo il Calvario, la resurrezione. Il vescovo di Ischia, Monsignor Lagnese, ha guidato ieri sera la Via Crucis nei luoghi del terremoto. In cattedrale, lunedì prossimo, con lo Stabat Mater, avranno inizio le manifestazioni della Settimana Santa. Calcio prima categoria, pareggio casalingo dell'Acquameno. Finisce 2-2 l'incontro al Patalano con lo Sporting Campania, ultima in classifica. Insoddisfatto mister Dinolfo, domenica mattina impegno in trasferta per la rinascita Ischia. E dopo il TG, la telecronaca di L'Acquameno Sporting Campania. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, come ogni anno, con l'arrivo della primavera in Italia, dalle 2 di questa notte tornerà l'ora legale. Gli orologi italiani si sincronizzeranno un'ora avanti per adeguarsi alla convenzione adottata per usufruire al massimo della luce solare, garantendo alla nazione un notevole risparmio energetico. Le ore di luce durante la giornata aumentano, ma si dormirà un'ora in meno. Sono 2.385 i dischetti di plastica raccolti oggi sulla spiaggia di Chiaia di Rose a Sant'Angelo e 425 alla spiaggia della Chiaia di Forio. È il bilancio della giornata di pulizia promossa da Mare Vivo, alla quale hanno aderito varie associazioni ischitane ambientaliste. Ricordiamo che i dischetti sono stati dispersi da un impianto di depurazione sul fiume Sele a causa di un cedimento strutturale di una vasca. L'impianto è stato sottoposto a sequestro e intanto domani prosegue Caccia al Dischetto, l'iniziativa di Legambiente per la raccolta dei dischetti sulle coste della Campania. Ci spostiamo a Forio per la situazione dei rifiuti. Per il consigliere comunale di opposizione Vito Iacono è un imbroglio a prescindere. Per Iacono bisogna intervenire radicalmente sul modello della raccolta differenziata e sul problema della individuazione dell'area ecologica allarga la questione all'intera isola. Il problema dei rifiuti, dice, è un problema isolano e va affrontato insieme tutti e 6 i comuni. Sentiamo. L'argomento dei rifiuti torna d'attualità come sempre nella scaletta politica del comune di Forio anche in prossimità delle prossime elezioni amministrative. Vito Iacono, la vostra posizione rispetto a quella invece manifestata da questa amministrazione sul dove e come realizzare l'area di trasferenza, la raccolta eccetera, quale idea? La risposta è facile perché questa amministrazione in 5 anni non ci ha fatto capire cosa volesse fare, infatti non ha fatto niente. Noi da subito abbiamo suggerito di condividere l'opportunità innanzitutto di intervenire sul modello di gestione della raccolta perché sicuramente non funziona così come è, il cittadino non è incentivato a fare la differenziata, questa storia che non siamo neanche riusciti ad approvare il regolamento sul compostaggio domestico in una realtà ad antica vocazione agricola è una vergogna che non si faccia il compostaggio domestico.
la condivisione di un percorso virtuoso per individuare l'area di trasferenza e l'area ecologica non si è voluto fare, ne abbiamo un'idea, abbiamo dato delle indicazioni precise sui luoghi e sui modi, ma oggi chiaramente in vista anche della campagna elettorale, ma non solo, ma noi non possiamo affrontare un'altra campagna elettorale a Forio e non pensare di parlare di rifiuti in maniera non condivisa con gli altri comuni. La sfida è questa, che il problema dei rifiuti non è un problema di Forio, di Lacca, è un problema come quello della depurazione, è un problema dell'isola d'Ischia e va affrontato insieme, perché chiaramente sta storia che anche e soprattutto per le singole frazioni, per ottimizzare il volume che tanto costa anche in fase di trasporti, non si può pensare a 6 aree ecologiche che gestiscano la plastica, bisogna ottimizzare e dare la possibilità e la certezza al cittadino di conferire sempre e di dare il massimo in termini di contribuzione. Ma la questione dei rifiuti a Forio è un imbroglio a prescindere, perché non è possibile che la società che gestisce i rifiuti, sembrerebbe, perché non ha avuto risposta, nonostante il paese sia sporco e il servizio venga gestito con mezzi pessimi e non venga rispettato il capitolato, non ha mai avuto una segnalazione, una ammenda, viene pagato ogni mese senza nessun problema, anche qui sui pagamenti. Ma è un imbroglio che noi paghiamo la gestione dei rifiuti 400.000 euro a gennaio e 400.000 euro ad agosto. Cioè, c'è un problema, dobbiamo riportare il capitolato alla verità di quello che accade, quindi deve essere rapportato a quelli che sono gli effettivi servizi. Magari ad agosto si pagherà 400.000 euro perché raccogliamo più rifiuti, a gennaio si pagherà sempre 400.000 euro perché la stessa azienda, non so, fa il diserbo, fa tutto quello che è preso dal capitolato, stagionalizzando anche gli interventi. Bisogna fare un'operazione verità su quello che penso sia l'appalto più ricco nella storia, non solo del nostro paese, 4.800.000 euro più gli altri oneri, parliamo di costi che sfiorano i 7 milioni di euro, e sicuramente rappresenta una priorità nell'agenda politica di chi intende proporsi all'amministrazione del paese. Restiamo a Forio, restyling in vista per il cimitero comunale. La Giunta infatti nei giorni scorsi ha approvato all'unanimità una proposta di deliberazione del sindaco Del Deo che riguarda le opere di completamento, ampliamento e riqualificazione del cimitero di via degli Agrumi. Uno dei principali problemi che affligge i cimiteri è il sovraffollamento. Il cimitero di Forio è giunto al termine. Non ci sono più posti né per l'inumazione né per la tumulazione. Intanto la richiesta di acquisto dei loculi cresce di giorno in giorno. Quindi, per soddisfare la domanda dei cittadini, è stato redatto un progetto che prevede la realizzazione di 408 loculi a fornetto e 272 cinerari del cimitero foriano. Il progetto costerà circa 750.000 euro. I lavori saranno finanziati con i fondi derivati dalla concessione di loculi e cinerari e la concessione durerà 99 anni. Con una delibera di consiglio comunale risalente a 6 anni fa sono stati anche fissati i prezzi. Un loculo dal primo al terzo livello rispetto al pavimento costa 2.100 euro, un loculo dal quarto livello in su 1.800 e quelli per le urne funerarie 800 euro. Ed a proposito di Consiglio Comunale, il Presidente Michele Regine ha convocato il Consiglio Comunale di Forio per lunedì prossimo alle ore 17. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e quello pluriennale 2018-2020. La revoca della delibera consiliare di presa d'atto del verbale di assemblea della società Torre Saracena, nella parte in cui si propone di eliminare il contenzioso tra l'azienda e il Comune. Ancora la dichiarazione di pubblico interesse dell'area meta del culto della Madonna di Zaro, quindi una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e seguono una serie di argomenti richiesti dai consiglieri di opposizione. Passiamo adesso al dissesto sul costone di via Giovanni Mazzella, sempre a Forio. I cittadini preoccupati lanciano l'allarme ed il consigliere del Partito Comunista Italiano marxista-leninista Domenico Savio attacca la città metropolitana di Napoli per le modalità con cui si stanno realizzando i lavori di messa in sicurezza di tutto il costone. Sentiamo il servizio di Gennaro Savio. Signor Savio, qui prima o poi crolla tutto e la strada finirà a mare. Dopo aver ricevuto questo allarmante messaggio da alcuni cittadini di Forio, il gruppo consiliare del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, rappresentato nel civico consesso da Domenico Savio, non poteva certamente esimersi dall'occuparsi e per l'ennesima volta della sempre più precaria condizione di instabilità del costone presente lungo via Giovanni Mazzella e le eloquenti immagini catturate in esclusiva dalle le camere di PCML TV danno effettivamente l'impressione che prima o poi possa franare tutto.
tutto. Infatti, oltre al marciapiede che ad un certo punto sembra poter finire improvvisamente di sotto proprio in corrispondenza di un enorme pezzo di costone staccatosi dal muraglione nelle settimane scorse, i marosi hanno creato dei solchi profondi proprio al di sotto della sede stradale, lungo la quale, oltre alle auto, nonostante ci sia il divieto, secondo i residenti, e così come testimoniato anche dalle immagini, continuano a transitare anche camion pesanti, da non credere. Ma com'è possibile che si continui a consentire il passaggio di camion su di un tratto di strada la cui staticità sembra compromessa dal pauroso dissesto idrogeologico che investe il costone sottostante? Ma stiamo scherzando. Su questa ennesima triste vicenda, Domenico Savio è stato durissimo nell'attaccare la città metropolitana anche per le modalità con cui si sta realizzando un muro che sembra non essere stato ancorato al sottosuolo, lanciando in merito accuse anche all'amministrazione comunale guidata da Francesco Del Deo. Ed ora parliamo di trasporti marittimi. Ieri, venerdì alle 19, si è svolta presso la sala conferenze del Barcalise di Ischia l'assemblea del coordinamento isolano per la mobilità. All'ordine del giorno la questione di criticità trasporti marittimi da e per l'isola di Ischia. Il portavoce del coordinamento Salvatore Sodano ha spiegato: ci si aspettava un miglioramento dei servizi, invece abbiamo assistito ad un peggioramento dovuto alla frequente soppressione delle corse, all'assenza ma anche alla inadeguatezza dei mezzi per il trasporto di persone con mobilità ridotta. Emerge la necessità di richiedere ai sindaci e alla regione un incontro ufficiale per le eventuali soluzioni da adottare. Centinaia di cittadini hanno partecipato ieri sera alla Via Crucis diocesana sui luoghi del terremoto. Tra Piazza Fango e Piazza Maio si sono snodate le 14 stazioni guidate dal Vescovo Monsignor Lagnese. È un segno di vicinanza della Chiesa isolana per le comunità di Laccomene e Casamicciola, ha commentato il Vescovo, che nella preghiera conclusiva ha ricordato i morti del sisma, la gente rimasta senza casa e senza lavoro, e ha dedicato un pensiero a Nunzia Mattera, dinamica animatrice della catena alimentare che sta combattendo le sue ultime ore contro il cancro. Presenti alla Via Crucis il sindaco di Laccomeno Pascale con parte della sua amministrazione comunale. Assenti invece le istituzioni casamicciolesi. Domenica sera alle 21 trasmetteremo un ampio speciale su questa Via Crucis. Intanto sentiamoci alcuni dei partecipanti. Eccellenza, una Via Crucis particolare quella che abbiamo vissuto questa sera sui luoghi del terremoto, molto toccante, molto sentita. Speriamo che come sempre dopo ogni venerdì santo arrivi una Pasqua di resurrezione. Lo speriamo, e per questo abbiamo pregato. Da parte della Chiesa di Ischia c'è tutto l'impegno perché questa accada, e c'è la voglia di continuare a sostenere quanti sono nella sofferenza e nel disagio. Abbiamo fatto in questi mesi, promettiamo e assicuriamo di farlo anche nei prossimi tempi. Una Via Crucis particolare che parte dal fango arriva a Piazza Maio. Sindaco Pascale, un significato veramente importante questo di ritrovarsi anche in questa occasione nella Settimana Santa. Certamente anche da parte della Chiesa è una ennesima prova di vicinanza a questa comunità isolana, soprattutto a questa comunità di Laccomeno e Casamicciola. In questi due angoli del paese, Fango e Maio, Sentinella, dove abbiamo subito quello che abbiamo subito. È un dovere esserci, è un dovere alimentare la speranza che possiamo guardare a questa agognata fase di ricostruzione per riportare le nostre comunità alla normalità. Penso che tutti abbiamo sperimentato la bellezza di questo momento, che è stato certamente un segno di vicinanza verso tutti quelli che sono stati colpiti dal sisma del 21 agosto. E questa Via Crucis, come augurava il Vescovo, ecco, sia veramente un segno che non si fermi al Calvario, ma vada oltre a Pasqua, che è la risurrezione. Quindi l'augurio più bello è che le nostre comunità di Lacco e Casamicciola risorgano al più presto possibile con il sostegno e l'impegno di tutte le autorità che si devono prendere cura di queste situazioni. La Via Crucis è stato ed è un momento importante per tutta la comunità, soprattutto di Piazza Maio.
ed è un segnale che si vuole rinascere, e dobbiamo ringraziare il Vescovo, l'Agnese e la Chiesa che ci ha consentito di partecipare a una Via dei Crucis molto sentita nel cuore, nell'anima e anche nella mente. Sono sicuro che da questo momento possiamo ripartire con più fiducia e più speranza, ce la dobbiamo fare. Una Via Crucis di grande spiritualità. Avrei notato l'eco che si sentivano dalle parole della lettura del Vangelo in via Montecito, come sotto giù nella piana di Piazza Maio, di giù alla Rita, come rimbombavano quelle parole. La stagione turistica dell'isola d'Ischia, ed in particolare del comune di Lacoameno, ha inizio solitamente con le celebrazioni legate alla Pasqua. La domenica mattina il corso principale di Lacoameno e la piazza Santa Restituta diventano il palcoscenico della Corsa dell'Angelo. L'assessore alla cultura Cecilia Prota sottolinea che questo evento negli anni si è ripetuto tanto da diventare una tradizione grazie alla passione al lavoro svolto da sempre dagli appartenenti alla congrega. D'intesa con quest'ultima e con l'appoggio della parrocchia, quest'anno si è voluto dare ancora maggior risalto alla manifestazione, facendo realizzare uno scenario nuovo della sacra rappresentazione della Resurrezione, che ingloberà anche la torre comunale, aggiungendo le 14 stazioni della Via Crucis che saranno esposte lungo il corso Angelo Rizzoli già a partire da lunedì 26 marzo. Questo progetto, dice l'assessore, è stato possibile realizzarlo grazie alla preziosa collaborazione degli architetti Vincenzo Gamboni e Carla Tufano, ma anche alla maestria e alla professionalità della storica falegnameria Raia. Dunque, gli eventi pasquali di Lacoameno iniziano già da questa domenica, la Domenica delle Palme, nella Basilica di Santa Restituta. Dopo la Messa delle 11, il parroco Don Gioacchino Castaldi benedirà infatti le 14 stazioni che poi saranno sistemate lunedì prossimo lungo il corso principale. Venerdì poi alle 20.30 ci sarà la Via Crucis dal Capitello e domenica mattina a mezzogiorno la rappresentazione della Resurrezione con la Corsa dell'Angelo. Lunedì prossimo si terrà alle 20.30 presso la Cattedrale dell'Assunta di Schiaponte la rappresentazione dello Stabat Mater scritta e diretta da Salvatore Ronga, interprete principale l'attrice Luciana De Falco, musiche di Gianfranco Manfra, cura della corale polifonica Buon Pastore e dell'ensemble Pitecusa Brass. Ascoltiamoci l'assessore alla cultura del Comune di Ischia, Salvatore Ronga. Lunedì prossimo alle 20.30 nella Cattedrale di Ischia lo Stabat Mater. Ne parliamo con Salvatore Ronga, che ha scritto il testo e anche l'organizzatore dell'evento. Sì, è uno Stabat Mater che rientra nelle iniziative per la Pasqua. Non sono da solo, perché ho scritto sì il testo, diciamo, e la drammaturgia di questo evento che si svolgerà in chiesa, ma a interpretare Maria sarà l'attrice Luciana De Falco, e Gianfranco Manfra invece ha composto le musiche che saranno eseguite dalla corale del Buon Pastore, quindi appositamente per quest'opera, insieme all'ensemble dei Pitecusa Brass, un ensemble di ottoni che daranno voce, diciamo, all'indicibile, recuperando attraverso delle bellissime composizioni, devo dire, quella che è la tradizione anche, diciamo, della Pasqua, la tradizione della Via Crucis, la tradizione soprattutto procidana. Dacci qualche anticipazione di questo spettacolo. Ma io questo spettacolo, mi diventa anche difficile parlare di spettacolo, visto che si tratta di una messa in scena nella cattedrale. L'ho pensato come un momento di riflessione, un momento di poesia. Lo Stabat Mater rappresenta all'interno anche della liturgia pasquale il momento più umano, cioè la madre che si confronta con il figlio. E l'idea di realizzarlo in cattedrale, per questo ringrazio la diocesi per averci concesso il permesso e anche, diciamo, l'onore di poter ospitare questa messa in scena nella chiesa madre, è perché nella chiesa cattedrale c'è uno splendido crocifisso di scuola catalana, un crocifisso medievale che è stato già valorizzato grazie ad una nuova collocazione sulla sommità dell'altare, e quindi pensavo anche a una operazione, un'iniziativa artistica che valorizzasse quello che è il nostro patrimonio artistico e comunale. Devo dire, qui poi entra in gioco anche l'assessore. Tengo a specificare che diciamo, sì, sono l'autore dello spettacolo, lo spettacolo rientra nel cartellone degli eventi pasquali, ma non pesa in alcun modo, diciamo, su quelle che sono le casse comunali. Continuo a fare, diciamo, anche il regista, continuo a fare anche l'artista. Penso che poi l'incarico mi sia stato dato anche per quello.
quello perché sono un artista, me lo dicono gli altri, ma sono costretto a dirmelo anche da me ogni tanto. E l'idea è quella proprio di valorizzare questo patrimonio artistico che noi abbiamo e che spesso è anche diciamo poco conosciuto dagli ischitani, ma lo facciamo conoscere anche ai turisti. Siamo alla pagina sportiva, il calcio in prima categoria al Patalano, finisce 2-2 la gara tra l'Acquameno e l'ultima in classifica Sporting Campania. Passa in vantaggio subito il Lacco al primo minuto con Gianfranco Mattera, poi il pareggio degli ospiti al decimo con Foresta, quindi al 45esimo il sorpasso dello Sporting con Volpe, ma nella ripresa Capuano al 68esimo pareggia i conti. Vediamo la sintesi. Comincia in questo istante, l'Acquameno deve vincere per rimettere in discussione quella che è la lotta salvezza, la zona play-out. Ragosta va subito al lancio lungo, buona la sfera che filtra per Gianfranco Mattera, subito a tu per tu, il pallonetto, c'è il gol, pronti via, subito l'Acquameno in vantaggio, gran lancio di Ragosta, liscio della difesa e Gianfranco Mattera porta subito in vantaggio i suoi, dopo appena 30 secondi. Poi occhio verso Atene, cross al centro di Atene, svetta di testa il numero 9, c'è il gol. Pareggia i conti Foresta quando abbiamo appena superato i 10 minuti di gioco. Grande stacco di testa e Polito sul primo palo mette fuori Monti. La sfera nei piedi del numero 3 che prova la conclusione, palla alta. Capuano qui lotta, perde il contrasto e poi Atene lancia benissimo il numero 7 contro il portiere, c'è il gol, passa in vantaggio lo Sporting Campania con Volpe. Che lancio di Atene. Si riprende a giocare proprio in questo istante e prova a scodellare per Musella, la sfera filtra verso Tessitore, a spazio Tessitore, occhio in aria, prova a giro Tessitore, palla troppo debole, recuperata dagli ospiti, però occhio all'errore del numero 3, Tessitore al centro, Gianfranco Mattera anticipato di un soffio. Prova Capuano sul secondo palo, è vuoto qui e poi la sfera resta lì. Allunga la barriera in Acquameno, va Musella a giro, palla larga. Poi palla verso Gianfranco Mattera, la mette al centro, c'è spazio. Capuano, manca l'impatto con la sfera. Capuano col mancino, cross al centro, Musella sfiora di un soffio. Palla verso Atene che ha spazio, prova la conclusione, la sfera alta. Parte Capuano col mancino e c'è il gol, che perla di Raffaele Capuano, torna in parità il match 2-2, grande punizione col mancino di Raffaele Capuano. Qualcosina attaccato da Relli e da Scarpa, recupera la sfera proprio il 17, fa partire il tiro, palla alta di un soffio. Lungo, anche qui Davide rischia qualcosa, era solo, la sfera recuperata da Capuano, il tiro, palla alta, cosa si è divorato qui il numero 9, Boccia riesce a metterla al centro, occhio c'è Volpe, steso in aria, tutto regolare secondo il direttore di gara, che rischio, battere in aria, si appoggia verso Liccardo, la rimette al centro per Mattera, Mattera solo, cosa si è divorato Gianfranco Mattera. Finisce qui l'occasione, alla fine ce l'hai l'Acquameno. Nel dopopartita insoddisfatto mister Di Nolfo, abbiamo giocato male pagando gli errori, dice, la corsa alla salvezza diretta si complica se non vinciamo queste gare in casa. Sentiamo. Mister, l'Acquameno 2, Sporting Campania 2, per come si era messa forse un punto guadagnato, però era lecito aspettarsi di più contro il Fanalino di Coda. Sì, purtroppo abbiamo fatto gol subito, è stato un male, nel senso dopo 30 secondi abbiamo fatto gol, i ragazzi si sono rilassati e abbiamo fatto un primo tempo inguardabile da prime donne, e abbiamo giocato malissimo, abbiamo concesso tutto a loro sia in fase di interdizione che in fase di impostazione, abbiamo veramente c'è stato un contraccolpo negativo dopo il nostro vantaggio e poi il secondo tempo abbiamo provato. La condizione fisica non ottimale non ci ha consentito magari di imbastire occasioni valide, azioni proprio da gioco. È stato un secondo tempo molto, molto confuso e alla fine il risultato, diciamo, è giusto, perché non è che noi abbiamo creato magari qualche occasione sul finale con Capuano e Mattera, abbastanza libide, dove magari un po' più di lucidità ci avrebbe permesso di fare il 3-2, però
alla fine la realtà è questa, che la condizione fisica non è buona e si fa fatica a fare tutto. Può aver inciso anche l'assenza di una punta di riferimento come Lista? Purtroppo noi siamo una realtà un po' particolare quest'anno, Lista ha abbandonato il gruppo, si adatta a tessitore che non è assolutamente di ruolo, Juvene si è fatto male, è entrato Musella che non gioca da 4-5 anni per cercare di dare una mano, nel suo piccolo c'è riuscito, però ripeto, la realtà è questa e bisogna combattere, non sarà facile. Ecco, si complica anche la salvezza diretta, dovrebbe aver vinto il Marano sul campo della Real Grumese, quindi si inizia a maturare l'idea del play-out. Sì, viviamo alla giornata, purtroppo tabelle non se ne possono fare perché come si fanno si sbaglia, il problema è approcciare bene le partite, però se non si riescono a vincere le partite in casa contro i diretti concorrenti si fa grossa fatica. Play-out è una realtà e andiamo avanti. L'allenatore dello Sporting Campania Gaetano Borriello: abbiamo portato un buon punto a casa contro una squadra ostica. Ora che abbiamo riaperto tutto, credo fortemente nella salvezza della mia squadra. Sentiamo. Un bel pareggio 2-2 sul campo dell'Acquamino che comunque è un punto che per noi vale oro. Continua la striscia positiva? Sì, sicuramente. Puntiamo a salvarci. Puntiamo sperando di non fare i play-out. Con i ragazzi ci credono, noi ci crediamo, la sera ci crede e stiamo puntando. Sì, che domenica per domenica anche un punto per noi è oro, che abbiamo partito male e giustamente ora stiamo rifacendo una rincorsa su noi stessi, proprio per salvarci, insomma, alla fine, proprio per un fatto di motivazione della squadra, della società, di tutti quanti noi. E cercando, sperando di domenica in domenica, sabato in sabato, quando giochiamo, di fare i risultati. Comunque noi ci crediamo e sicuramente sperando che arriviamo al nostro obiettivo. Ecco, ci avrebbe sperato magari quando eravate sui tre punti? Sì, sicuramente sì, ma allora purtroppo la partita dura 90 minuti e mai dire mai. Purtroppo abbiamo subito un gol dalla prima punizione che ha sbagliato, poi la seconda l'ha messa dentro e abbiamo subito un po' il pareggio. Poi giustamente abbiamo un po' subito il calo fisico, il caldo che ha fatto oggi e giustamente insomma anche il pareggio va bene così. Insomma, è un punto sempre muto che per noi fa morale e fa classifica, sicuramente. Ecco, ora potrebbe maturare l'idea di una salvezza tramite un play-out sicuramente? Sicuramente, speriamo, noi speriamo, come si dice, si campa con la speranza, insomma, alla fine, vai, con motivazione, allenamenti e ci crediamo. Poi quello che succede vediamo un po', insomma. Ancora in prima categoria, domenica scende in campo la Rinascita Ischia. I gialloblu giocheranno domenica mattina alle 12 sul campo del Virtus Social Quarto. Ed ora cambiamo argomento. Lo scorso 20 marzo gli alunni di due classi quinte dell'Istituto Professionale Terese di Ischia sono stati nelle terre di Don Peppe Diana, accompagnati in visita guidata nella fattoria didattica Poterè, allevamento biologico di bufale che sorge in località Cancello Arnone a Caserta, su territori confiscati alla Camorra. Ed ora, come sempre, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Bene, chiudiamo qui, vi lascio quindi alle immagini della partita dell'Acquamino, vi auguro una buona domenica delle Palme, vi ricordo ancora l'ora legale e noi ci rivediamo lunedì alle 14. Arrivederci.